Salve ragazze, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Eccoci qua, siamo nel mio messaggio del giorno per voi. Qua ci sono le mie carte, abbiamo tutti questi meravigliosi tarocchi, Sibille, abbiamo le Sibille italiane, le Sibille di Nostradamus, abbiamo le Sibille francesi, le carte i tarocchi dell'Indovino, i tarocchi dell'Armonia. I tarocchi New Vision, mini tarocchi e anche i tarocchi universali. Poi abbiamo anche le carte, i mini oracoli di Helen e le carte gialle di Zaira. Allora, buongiornissimo, come state? Spero bene. Eccoci qua nel nostro consueto appuntamento mattutino per vedere l'universo, le energie, insomma, il fato o qualsiasi cosa voi credete. Ci vuole riservare oggi. Vediamo cosa ci deve arrivare. Che messaggio dobbiamo avere per oggi? La carta è volata via e sapete, io qui quello che esce fuori prendo senza indugio. Quindi, insomma, eccoci qua. Allora, ragazze, io intanto e ragazzi, sempre i maschietti che mi seguite, sapete, io per comodità mi rivolgo al femminile. Ma siete tutti nel mio cuore. So che ci sono anche questi maschietti molto carini, simpatici, che saluto con un affettuoso abbraccio virtuale. Quindi dicevo, so che siete molto presenti in questo messaggio, grazie mille. Così, insomma, come dire, è nato come un esperimento in sordina, in una fascia oraria che non era, diciamo, prevedibile che avesse questo riscontro. Quindi io vi ringrazio veramente di cuore. Mi fa piacere che piace e piace anche a me moltissimo farlo, quindi andiamo avanti sempre, tutta avanti tutta. Allora, ragazze, ovviamente parliamo sempre di un interattivo collettivo, quindi insomma, prendetelo con le dovute cautele. Ispiratevi solo se vi conoscete un qualcosa che insomma vi appunto riconoscete, ecco, insomma, nella vostra storia o in qualcosa di voi. Allora, il messaggio, oh signore mio, ragazze, scusatemi un attimo, scusatemi. Allora, ragazze, qua sono volate via tutti i tarocchi dell'indovino, ho dovuto per forza bloccare il video per raccoglierle ad uno. Allora, dicevo, ovviamente per chiunque voglia avere con me un consulto personale, lo vuole avere, insomma, analizzare una situazione, nella descrizione del video ci sono i miei contatti. Madonna, che sta succedendo qua? Ho tutte le carte rigirate. Allora, dicevo, nei miei contatti, andate nella spunta del mio video, nei miei video ci sono sempre i miei contatti, andate nella descrizione del video e là trovate le informazioni per mettervi in contatto con me. Allora, le carte di Helen, vediamo cosa ci dicono questi oracoli per oggi. Prendiamo anche qui una carta e infine le carte gialle di Zaira per l'indicazione. Vediamo che indicazione. Ecco qua, è uscita l'indicazione. Queste manco le tocco, le carte mie che... Allora, sì, mi piaci, ma non sono innamorato. Quindi, ragazze, qua parliamo di qualcuno a cui noi piacciamo, a cui voi piacete, però questa persona al momento non è innamorata. Poi potrebbe anche innamorarsi, per carità. Qua viene la carta La mia mamma. Che significa questa carta? Giudicare il partner, donna che consiglia rapporto madre e figlio. Quindi, questo poi l'andremo a vedere dopo. Andiamo a vedere le carte. Abbiamo la carta del 10 di coppe, la forza, abbiamo il letterato, il fanciullo, il 10 di pentacoli. Quindi qua c'è una famiglia in mezzo, eh? C'è una mamma, c'è una famiglia. Forse c'è anche una famiglia, questa persona è impegnata, vediamo. Poi abbiamo il re di bastoni e l'orso. Allora, ragazze, allora qui di che cosa parliamo? Parliamo
di una persona impegnata, di una persona con cui voi probabilmente avete a che fare a livello lavorativo o comunque una persona che siete costretti a vedere o per un problema lavorativo, che lavorate nella stessa azienda, non lo so, un datore di lavoro, un collega, oppure una persona che frequenta lo stesso posto, gli stessi posti che frequentate voi, quindi ci sono degli incontri occasionali che poi magari da lì è nata una relazione. Allora, qua certo che voi siete una persona buona, una persona come un fanciullo, avete un animo come un fanciullo, quindi le vostre azioni suggerite dalla bontà e dalla semplicità del vostro animo comunque vinceranno qualsiasi insidia, appunto, dei vostri nemici. Allora, qui abbiamo una situazione, vedete, dove c'è una persona che è un amico che vi può aiutare, che vi ha aiutato, un re di bastoni, dove però è impegnato. Ripeto, questa persona potrebbe essere che è un vostro datore di lavoro, è una persona anche che crea dei conflitti, perché avete dei caratteri completamente diversi, una persona che insomma si fa un po', come dire, ci sono dei problemi ad andare d'accordo con questa persona, perché la carta dell'orso ci parla di un carattere un po' così, no? Un po' troppo chiuso, prepotente, eccetera. Questa persona ha scoperto cosa? Vedete, qua c'è stata una scoperta. O voi, forse, da persona un po' ingenua, avete scoperto cosa? Che questa persona ha un legame stabile. Vedete, qua viene sia il 10 di coppe che il 10 di denari. Quindi qua c'è una famiglia. Infatti qua dice giudicare il partner, donna che consiglia, oppure rapporto madre-figlio. Quindi qua potrebbe essere o che questa persona è una persona piccola, una persona, diciamo, che nel senso piccola è un fanciullo, una persona immatura, ecco, volevo dire, quindi una persona che si fa molto soggiocare, dove poi magari c'è un rapporto madre-figlio molto invasivo della madre, e quindi questa persona si fa influenzare dalla famiglia, da questa famiglia dove lui magari vive, forse è una mamma più avanti con l'età, oppure dei familiari che hanno bisogno di lui. Questo potrebbe essere una versione. E quindi questa persona a voi gli piacete, ma non è innamorato, non si lascia andare. Oppure voi, così ingenui, così buoni d'animo, avete incominciato ad avere una situazione, diciamo, una pseudo relazione con una persona che poi avete scoperto essere impegnata, avere quindi una donna, un partner, una partner, e quindi questa persona l'avete conosciuta nell'ambito lavorativo, potrebbe anche essere il vostro datore di lavoro, e quindi questa persona, pur avendo per voi un'attrazione, gli piacete ma non è innamorato. Quindi questo messaggio è diretto a queste persone. Quindi voi dovete trovare il coraggio di uscirne fuori, perché voi siete una persona buona, semplice, il vostro animo vinceranno queste insidie dei nemici. Quindi qua questa persona è una persona impegnata, può creare lei stessa dei conflitti, perché caratterialmente è molto dura, è molto carattere molto difficile. E sì, magari all'inizio vi può aiutare, può essere anche un amico che vi aiuta, ma non sperate in altro, perché anche se gli piacete, questa persona non è innamorata di voi e soprattutto è già impegnata. Allora, questo è il messaggio di oggi per voi. Io vi aspetto ovviamente nei commenti. Non so, è un messaggio un po' particolare, non so se è risuonato in qualcuno di voi, fatemi sapere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi do appuntamento a domani mattina. Ciao a tutti dalla vostra Zaira.